ancora sul giro del confinale, siamo sulla prima tappa di questa 3 giorni, siamo già in vista del rifugio Quinto Alpini dove passeremo la notte. Siamo passati dalla Val Zebru, sempre bellissima, rifugio campo dove abbiamo pranzato, e adesso destinazione Quinto Alpini. Eccoci arrivati ragazzi, siamo saliti appena qua sopra alla vedretta dello Zebru a vedere il ghiacciaio. Qua sotto di noi c'è il rifugio Quinto Alpini e la vallata, il monte confinale con le ultime luci del giorno. Panorama sempre stupendo, adesso si va di corsa a mangiare. L'alba del secondo giorno sul giro del confinale, siamo qui al Quinto Alpini, dietro il sole che sorge sulla Trafoyer, sul gruppo del Bernina e sul confinale, sulla cima della Manzina e sulle cime dei Forni. Pronti? Sopra nostro amico che ci anticipa. Passo Zebru, eccoci arrivati, partiti questa mattina dal Quinto Alpini. Abbiamo il Gran Zebru qua, bellissimo, innevato, stupendo, e abbiamo tutto il bacino delle 13 cime qua davanti a noi, partendo dal Cevedale, Zufolspitze, questa Cevedale, questo è il Pasquale, qui abbiamo il Palon della Mare, qui dietro abbiamo il Vioz che non si vede che di qua, le cime di Peio, la Cadini, il San Matteo, Dosecu, Pedranzini e Tresero. Un luogo come sempre magico. Voilà ragazzi, arrivati al rifugio Casati, 3270 metri qua sul ghiacciaio del Cevedale, qua sotto il rifugio Pizzini dal quale siamo partiti e al quale torneremo. Allora, dopo la salita alla Casati, un bel piatto di pasta allo Stefano e adesso si scende in direzione Pizzini e Rifugio Forni. Questa è la Val Cedec. Terzo giorno sul giro del confinale,
Oggi una tappa, diciamo, più semplice dal punto di vista del dislivello, ma comunque abbastanza lunga come chilometri. Partiti dai Forni, stiamo andando verso il Blogo lungo questo traverso sopra la Val Furva. Baite Cavallaro, stiamo chiudendo il cerchio di questo Giro d'Anello. Qua dietro le montagne della Val Zebru che abbiamo visto il primo giorno, e qua sotto siamo in vista di Niblogo, Madonna dei Monti, che è dove abbiamo le auto, dove abbiamo iniziato 3 giorni fa il nostro trekking. Qua sotto la cima di Piazzi, eccola qua, Bormio, e gli impianti sciistici di Bormio.